Ah, il caro zio Beethoven. Un dì dovrò pur decidermi di concludere questa canzonetta. Dovrò comprargliene uno nuovo. Il suo apparecchio mobile è vergognoso. Ah, ma la prossima volta che il Tronchetti prepara mi chiederà la paghetta. Giuro che non gliela passo. E vabbè, proviamo a chiamarla a casa.
stai bene? Vuoi che venga? Mi hai fatto prendere un coccolone, guarda. Scoiattolina, rispondi! Scoiattola, rispondi. Filippo, che vuoi? Dici, parla, che vuoi? Che vuoi? Che vai trovando a quest'ora del mattino? Dici! Ma niente, volevo informarti che, vista l'impazienza nel vederti, oggi anticiperò la mia venuta di 720 secondi, disattendendo così la tabella di marcia a noi prefissata lo scorso autunno per la corrente stagione estiva. Che bello! Vabbè, comunque, mamma ieri sera mi ha chiesto di fare delle commissioni per lei, e mica posso dirle di no. No, ti prego, scoiattola, non dire così! Vorrà dire che verrò con te, eh? Non possiamo non vederci. Proprio non si può. Veramente, cioè, non è che mi senta proprio molto bene. Ok, posso anche andarla a fare io da solo. Non ti preoccupare. La cosa importante è che tu rimanga a casa a riguardarti. Va bene, amore. Sei così straordinario. Ma mi ami? Sì. E dimmi che mi ami! Ti amo. Ah, scoiattolina, ho da confessarti una cosa. Ti amo anch'io. Mi ama. E beh, come non potrebbe? Mia cara genitrice, la mia dolce metà è ammalata. Svolgerò io per lei le commissioni assegnatele. Ma a chi sono la vistebrone? Comunque, a discordare di comprare il gelato a Sorada! Non penso di riuscire in tempo a svolgere tutte queste commissioni. Pornez! Sì! E ha fatto gelato, va preso! Ah, se lo zio Canto potesse vedere. Dunque, vediamo un po' questa lista della spesa. Un 8 kg di pane, 4 confezioni d'acqua naturale, sì sì, formaggi, formaggio a volontà, un pacchetto azionario della Buitoni, una mucca da latte, insomma oserei dire una spesa irrisoria, inutile. Pofferbacco, ma quello è il nuovo rasoio 3000! Proprio quello che la mia scoiattolina stava cercando. Devo subito acquistargliene 10 confezioni. Poi, come bene. Chissà cosa se ne farà con quel pelle di pesca che si ritrova. Filippo! Filippo! Oh, Filippo! Oh, oh, Filippo! Filippo! Oh, ma lo stai facendo? Ma dici a me, stavo ora provando una nuova coreografia del noto ballerino statunitense, ma di origine russa, Leonid Massin. Ah! E allora, come procede la tua infausta esistenza? Stavo l'altro giorno, no? Ha già cazzato la macchina, no? Ma lo alessavarei in un spettacolo. Ah, e cos'è? Una spider? Una cabrio? Cioè, veramente no. È un'utilitaria, pure di seconda mano. Sa, la città, traffiche, bot, posafurto, cose. Ma almeno a casa ti danno da mangiare. Ma ok, scusa, fammi capire, tu che macchina ti... Oh! Ehi! Sai com'è? Il papi. Perché lo sai, no? Che il papi gioca a poker con lo zio Flavio. E lo zio Flavio aveva un debituccio. E così, l'altro giorno, direttamente da Mugello, è arrivato il Fernando a bordo della testa rossa GT.
tutta per me. Pazzo! Stava pure Alonso! Te lo sei fatto fare l'autografo? Sì, sì, e glieli ho fatti due. Perché sai, anche la moglie è una mia grandissima fans. E poi, già che mi trovavo, ho detto, Fernando, ora ti insegno un po' a fare i sorpassi sul raccordo. Veum, veum. E a quel punto, lui poi mi ha detto... Ragazzi, mi è successo un fatto bruttissimo! Bello di farsi alla tua nascita. Sì, sì. Vi ricordate di Luana? Ostra! Quella sciangata quando muove cataratta da barba! Non era sciangata! Teneva solo una gamba di legno! E non erano che teneva accudata della barba! Erano delle escrescenze che le salivano su dal petto! Normalmente, insomma, Sì, però anche tu che ci fai conoscere questi cessi a Pilate, queste aberrazioni! Comunque, mi ha tradito! Oh mostro, che lo confoteva! Ti prego, Salvatorino, non a Canito. Ci ho già pensato alla natura, secondo me. Ci faceva, mi ha preso l'uomo. Ah, buona, ho capito, asce. E va bene, ho capito. Qui c'è bisogno dell'intervento del buon caro zio Filippo. Stasera porterò entrambi a rimorchiare.